nasce l'idea di tramutare un film in libro, appunto, di contare gli Ma diciamo che Umberto me l'aveva lasciato da leggere come sua storia, nemmeno come veniva pubblicato come un romanzo. Poi anche Riccardo Tozzi, un'idea anche del produttore di Riccardo Tozzi, che mi ha spinto a fare questo film, cioè a darmi il coraggio di affrontare una storia anche diversa dalle mie di solito. E quindi niente, sono stata molto contenta perché poi alla fine sono riuscita a farne un film completamente mio, pur diciamo essendo il nucleo centrale la storia di Umberto Contarello, che secondo me era una storia molto bella. Ci sono state delle difficoltà, cioè ci sono state dal punto di vista della regia o dell'organizzazione? No, è stato un film molto liscio, anche facile diciamo da un punto di vista organizzativo, abbastanza girato a Roma senza diciamo troppe stranezze produttive, quindi è stato un film molto liscio, ci siamo potuti concentrare, lavorare molto con gli attori sull'impostazione delle scene, la recitazione, era un film molto di personaggi. Abbiamo detto in alcune note che lei dice che gli attori gli hanno fatto un grande regalo perché si sono donati nella loro interezza, è molto bella questa cosa, come si è trovato appunto, qual era l'atmosfera sul set con questa bella squadra? Beh, era un lavoro molto intenso e molto proficuo perché loro sono degli attori molto propositivi, quindi erano pieni di idee, quindi quando ci mettevamo a lavorare impostavamo tutta la scena, ritoccavamo le battute, le adattavamo, era un work in progress, e quando avviene questo, che non si, come dire, non si realizza la carta, la sceneggiatura, ma si mette la vita vivi davanti alla macchina da presa, secondo me i film comunque vengono meglio. Va bene, grazie mille. Grazie a voi.